siamo sempre pronti. In questa serata speciale abbiamo due brand insieme, due brand uniti. Allora partiamo dal padrone di casa, di Pugni Russi, certo, Luigi De Sanctis. Certo. E allora è una serata, una bella serata riuscita, ma questa serata ha due messaggi importanti. Certo. Uno, come dire, il saper ricevere, certo, il turista e puntare a un turismo di un certo livello. E due, è il messaggio dei cibi a chilometro zero, in particolare uno dei fichetti più importanti d'Europa, sì, che è quello di Furni Russi, sì, che oggi esporta, diciamo, i suoi, certo, beni. Allora ci parli di questi due messaggi che emergono da questa... Allora, innanzitutto noi partiamo da un concetto dove l'agricoltura deve essere legata essenzialmente all'ospitalità di lusso, quindi la qualità del food rispecchia poi la qualità dell'accoglienza. Noi puntiamo assolutamente sul servizio, appunto sulla qualità del cibo, sul comfort, e questo dà un risultato alla fine. Noi siamo partiti con i fichi che erano praticamente scomparsi da questo territorio, che era invece è territorio di fichi. Possiamo dire una delle patrie del fico. Sì, appunto, però non c'erano mai... marea di razze non diverse. Non esisteva una piantagione di fichi, diciamo, industriale come la nostra. Industriale nel senso con 5.000 alberi. E noi piano piano ci stiamo affermando attraverso vari prodotti, tipo i fichissimi, che sono questi fichi che arrivano anche a Londra, cioè ci sono tanti ricoperti, tipi di fico, sì, assolutamente. Noi abbiamo 6 tipologie in produzione industriale e 48 in riserva naturale, che sono tutte autoctone salentine. Siete riusciti a contare tutti gli alberi? 5.000, insomma, cioè, quindi... E quindi la, diciamo, poi l'hotel è un hotel che invece ha 24 suite, dà un certo tipo di servizio, si pone in un certo modo, diciamo, nell'accoglienza dell'ospite, quindi in un senso quasi tailor made. Ogni cliente vive la sua esperienza a Furni Russi, ma non la vive standardizzata, ma la vive secondo le sue volontà rispetto a quello che lui vuole fare, certo, esigente, ciò che vuole mangiare, ciò che vuole vedere, cioè l'esperienza che non è standard per tutti, ma è unica. Soprattutto il servizio a un buon livello, però con del cibo genuino. E oggi hai costruito un collegamento, sì, con Londra. Aaron, presentaci questo imprenditore. Sì, allora Aaron è un ragazzo pugliese di Foggia che ho conosciuto circa un anno fa tramite amicizie, diciamo, comuni. E lui ha un ristorante a Londra che ha una storia bellissima, che è diventato un punto di incontro di un certo tipo di clientela che, diciamo, in maniera quasi similare, la sua è ancora più importante, si avvicina a quello che facciamo noi a Furni Russi e alla clientela che noi abbiamo a Furni Russi. C'è un posto dove si sta bene a prescindere, dove, diciamo, si sta bene e si vuole, esatto, mangiare, si vuole bene. Mangiare bene. Allora questo, allacciamoci, quindi, a questo, quindi si vuole mangiare bene e tu fai mangiare pugliese. Faccio mangiare pugliese perché poi quando vivi all'estero hai sempre di più l'esigenza di la mancanza della terra ti porta sempre di più a richiamare, a riprendere tutti i prodotti della tua terra, no? Allora a Londra abbiamo creato questo concetto di cucina afrodisiaca pugliese, che non abbiamo inventato nulla di nuovo, abbiamo soltanto evidenziato ciò che realmente già esiste nella nostra cucina, che sono diversi prodotti afrodisiaci. Uno di questi è il fico. Poi c'è stata l'occasione di aver conosciuto Luigi, da cosa nasce cosa, e siamo andati avanti nel tempo a coltivare questa amicizia e a condividere i sapori e l'amore per la nostra terra. C'è da dire che fra l'altro questa è la patria della dieta mediterranea, un po' si può esportare. Adesso ci sono tanti medici nutrizionisti che dicono che adottare questa dieta fa bene. Quindi, diciamo, è la nuova tendenza, mangiare genuino, mangiare bene, esatto. E soprattutto si può con questo mangiare ad alti livelli, cucinando di un certo livello. Sì. Con pochissimi ingredienti, ma top livello di ingredienti, puoi fare una cucina salutare, una cucina che non stanca e non fa male. Però non è solo la cucina, cioè non è che qualcuno, il turista o la clientela, diciamo, di un certo tipo va in un posto esclusivamente, poi dimmi se sbaglio, no, per la cucina, sì, sì. È tutto un insieme di fattori, di valori, di concetti che non sono che non nascono per caso e che fanno di un posto una meta desiderata.
E quindi il comfort, l'atmosfera, la simpatia, l'empatia, l'accoglienza, il servizio, il materasso se è comodo, il cuscino di un certo tipo, la forchetta, il bicchiere, tutto insieme. Come uno si porge persona a persona. Quindi non si può. L'ospitalità è metodo, è scienza. E quindi c'è bisogno di metodo e scienza, e c'è bisogno di professionalità. I fichi di Fornirussi arriveranno a Londra. Che cosa state architettando insieme? Perché non si può dire, progetti. Non si può dire, però. Che il fico è arrivato per il momento. Adesso piano piano arriveremo anche noi, e spero piano piano, nel senso velocemente. Comunque è un progetto che si basa sicuramente sul concetto di, come vi ho appena spiegato, inclusione del food and beverage. E per l'amore della nostra terra. E l'amore di questo territorio, la promozione soprattutto del territorio. Però di questo possiamo chiudere solo dicendo fico, che è una bella. In inglese ve lo traduco Q.